Un saluto a tutti i telespettatori. Oggi ci occuperemo del ritardo aereo. È un disservizio nel quale incappano spesso molti passeggeri e in alcuni casi vi sono delle conseguenze non limitate, perché non si tratta di ritardi di pochi minuti. Vediamo cosa deve fare il passeggero, quali sono i suoi diritti. I diritti dei passeggeri in caso di ritardo sono stati disciplinati innanzitutto dalla Convenzione di Montreal. La Convenzione di Montreal ha previsto che il passeggero ha diritto al risarcimento in caso di ritardo a prescindere dalla durata dello stesso. Quindi, ad esempio, anche un ritardo di lieve entità, se mi arreca un danno, io posso chiedere il risarcimento. Naturalmente devo provare il danno che ho subito, ma in base alla Convenzione di Montreal c'è innanzi questo primo punto fermo. La Convenzione stabilisce una somma che va fino a circa 4.500 euro e quindi in base alla varia possibilità di risarcimento. Vigente questa normativa è intervenuto il regolamento comunitario 261 del 2004, che in materia di ritardo ha introdotto ulteriori novità. Ha introdotto la possibilità di essere innanzitutto assistiti. Che significa? Significa che quando c'è un ritardo il passeggero ha innanzitutto diritto alla cosiddetta assistenza, che significa pasti e bevanda in congrua relazione alla durata dell'attesa. Ha diritto a effettuare due tra telefonate, fax, mail per comunicare con familiari, collaboratori di lavoro, eccetera, e ha diritto anche, se necessario, al pernottamento in albergo, quindi se necessario non soltanto il pernottamento in albergo, ma ha diritto a essere trasferito dall'aeroporto in albergo e dall'albergo in aeroporto quando poi dovrà, se ci dovessero essere questi tipi di problemi. Poi il passeggero aveva diritto, in base al regolamento comunitario, a una serie di tutele superate le 5 ore di ritardo. Quindi spesso le compagnie aeree, ignorando la prima normativa, che era quella della Convenzione di Montreal, che diceva che prescindere si aspettava di dire, dicevano: siccome il ritardo non ha superato le 5 ore, tu passeggero non hai diritto a nessun risarcimento. Ebbene, questa era una questione abbastanza aperta e le compagnie avevano gioco facile eccependo questa carenza normativa da parte del regolamento comunitario. Su questa cosa è intervenuta invece da qualche anno una sentenza della Corte di Giustizia Europea, la quale è stata proprio chiamata a pronunciarsi su questa questione. Se cioè un ritardo inferiore alle 3 ore poteva far scattare a favore del passeggero il diritto al risarcimento o, come viene chiamato, compensazione pecuniaria. La Corte di Giustizia Europea, accogliendo un giudizio promosso da un passeggero, sostanzialmente ha detto che il ritardo prolungato è un ritardo che si può inquadrare nell'arco delle 3 ore. Quindi ha detto che tutti i ritardi pari o superiori alle 3 ore si possono qualificare ritardo prolungato e che tutte le ipotesi di ritardo prolungato costituiscono una ipotesi di diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria. Quindi non più, diciamo, questa possibilità di eccezione da parte delle compagnie, e invece il diritto del passeggero a ottenere la compensazione pecuniaria che spetta per altre ipotesi, per esempio nel caso di cancellazione.
Questo principio è stato importante perché ha introdotto la possibilità per il passeggero non solo di essere indennizzato, non solo di ottenere l'assistenza, non solo di ottenere l'indennizzo superato alle 3 ore, quindi rispetto a quello che era un'ipotesi di ritardo abbastanza ampia, ma anche a quella che è un'ipotesi di ritardo, certamente di una certa rilevanza, quale quello delle 3 ore, a partire dalle 3 ore. E la Corte ha motivato tale decisione sostenendo sostanzialmente questa tesi, e cioè che il passeggero del volo ritardato subisce gli stessi disservizi, subisce lo stesso, diciamo, inadempimento del passeggero del volo cancellato. Quindi ha equiparato sostanzialmente, quindi ha detto, anche se la normativa non lo prevede espressamente, lo spirito del regolamento comunitario è questo e quindi va riconosciuta la compensazione pecuniaria. Questo significa quindi che i passeggeri dei voli ritardati pari o superiore alle 3 ore hanno diritto alla compensazione. Quindi se si tratta di voli comunitari entro i 1.500 km, spetta loro una compensazione pecuniaria di 250 euro. Se sono voli da 1.500 a 3.500, spetta loro un indennizzo, chiamiamolo indennizzo, però il regolamento parla appunto espressamente di compensazione pecuniaria, di 400 euro. Nel caso in cui invece ci sia la distanza superiore ai 3.500 km della tratta, lì la compensazione pecuniaria è nella misura di 600 euro. Quindi questo è, quindi da un lato l'assistenza, deve essere prestata l'assistenza, da un lato la compensazione pecuniaria. Entro quanto tempo la compagnia può e deve risarcire? Deve risarcire entro 6 settimane, questo lo prevede il regolamento, quindi fino a 6 settimane la compagnia ha il dovere di risarcire. Se non fa ciò, il cittadino può anche intraprendere un'azione giudiziaria per chiedere che vengano riconosciuti i propri diritti. È importante questa faccenda per come è stata poi confermata con un'ulteriore sentenza della Corte di Giustizia europea, perché le compagnie, per sottrarsi a questo pagamento della compensazione pecuniaria, avevano negato ad un passeggero l'indennizzo perché dicevano l'aereo è atterrato, quindi ha toccato terra, quando ancora non erano trascorse 3 ore e quindi non dispettava il diritto alla compensazione. Il passeggero ha detto no, le 3 ore bisogna considerarle non nel momento in cui l'aereo tocca terra, ma bisogna considerarle nel momento in cui viene riaperto il portellone, perché solo in quel momento io passeggero riacquisto quella libertà di movimento a cui ho volontariamente rinunciato nel momento in cui sono salito a bordo per essere trasportato. Ebbene, la Corte di Giustizia ha dato ragione al passeggero, il portellone si era aperto 3 ore e 3 minuti dopo la partenza e appunto, ha confermato che il punto di riferimento per calcolare non può essere quando l'aereo tocca terra, ma quando viene aperto. Questa sentenza, che potremmo dire fa quasi sorridere, però è un punto significativo che non soltanto conferma l'orientamento della Corte di Giustizia a favore dei passeggeri, dei diritti dei passeggeri, ma conferma come spesso le compagnie da un lato cercano di sottrarsi ai propri obblighi e quei passeggeri che non si arrendono e che non vanno avanti, alla fine hanno ragione.